Siamo con Demis Fercia, allenatore degli allievi ovviamente della SC Sigma, presenti qui a Sassi al torneo Vanni Sanna. Una prima valutazione sulla partita che avete giocato. Abbiamo trovato subito l'avversario più forte. Sapevamo la Torres 2000, da anni ci confrontiamo nei vari tornei, è sempre un avversario tosto, è sempre bello incontrarlo. E per noi rappresenta un torneo importante questa vetrina del Vanni Sanna per mettere a punto e sperare di qualificarci, ma di tutto abbiamo due gare, entrambe importanti, dove non possiamo sicuramente abbassare la guardia. E poi adesso allenarci bene, perché gli avversari di questo torneo, Puri Forti, Drate Dolce e la Torres 2000, sono avversari di grande spessore e sono quelle che poi ci si raffronta sempre nei campionati più importanti, fra le finali. Poi abbiamo fatto un buon 0-0, peccato, potevamo gestirla meglio, però va bene anche questa. Ecco, ci eravamo lasciati a Natale a Cagliari, ci ritroviamo a Pasqua a Sassari. Che cosa è cambiato in questi mesi? Allora, sono cambiate tante cose, nella mia squadra soprattutto. Qualcuno ci ha lasciato, qualcun altro è arrivato, qualcun altro arriverà per il prossimo anno, sta già allenando con noi. Diciamo che la squadra ha un po' cambiato atteggiamento e mentalità in confronto a dicembre, ha preso coscienza del fatto che è una buona squadra e allo stesso tempo sta cercando di migliorarsi e di riuscire nel miracolo di fare le finali bene da protagonisti già dall'anno prima, cosa che noi facciamo sempre, noi Latte Dolce, con gli annate in anticipo per prepararsi per l'anno successivo, per cercare di fare bene. Per quanto riguarda la squadra, i ragazzi sono stati eccezionali, hanno fatto tra il Città di Sassari, Città di Cagliari, il campionato, una cavalcata direi notevole, dove ci ha portato al secondo posto in classifica, ma soprattutto sono cresciuti tanto. Un po' meno dal punto di vista mentale, che sono dei ragazzi, sono da gestire, sono abbastanza faticosi, però è bello, appassionante il nostro lavoro. Certo, ecco, adesso ovviamente la mente è rivolta alle finali regionali, ecco, quali sono le più serie contendenti al titolo sardo? Io penso che, da quello che si legge, il Fertiglia sicuramente. E per quanto riguarda in casa nostra, Nicola con i suoi 96 sono sicuro che farà una bella figura. E noi non parliamo di finali, noi dobbiamo fare due vittorie e quindi accaparrarci l'accesso alle finali, che ci vedrebbero di fronte alla terza in classifica del girone, se tutto dovesse andare bene. Però, ripeto, noi non parliamo ancora di finali, dobbiamo fare due vittorie. Ancora presto. Ecco, mister, avrà seguito sicuramente il torneo delle regioni. Sì. Che valutazioni si sente di trarre alla luce, insomma, delle partite che ha visto? Diciamo che la Sardegna, anche se solo con gli allievi si è qualificata per la fase finale, sta dimostrando comunque che la differenza tra il continente e l'isola pian piano sta appiattendo. Merito sicuramente di tanti tecnici di valore che sono all'interno della regione e soprattutto la metodologia che ormai è diffusa un po' in ogni scuola calcio, quindi comunque fa sì che anche i nostri ragazzi siano al pari livello di altre squadre. Adesso non so oggi cosa abbia fatto la squadra. Sta giocando in questo momento. In bocca al lupo, speriamo, i ragazzi di Zizi. Ci sono anche due nostri atleti, ma saputo me ci conosciamo tutti, dalla 96-97. Poi per le altre squadre, purtroppo so che c'è stato un pizzico di sfortuna da parte della Juniores, non ho seguito purtroppo i giovanissimi nel misterazzo, non so come sono andati. Benissimo, mister, noi la ringraziamo, facciamo un grande in bocca al lupo ovviamente. Grazie. Per questo finale di stagione, per la partecipazione al torneo Sanna e complimenti per il lavoro che fate voi come Sigma, ovviamente marchio di qualità del calcio giovanile. Grazie, gentilissimo.